Ve lo abbiamo anticipato stamattina, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale. L'E3 2020, la fiera più importante nell'industria dei videogiochi, è stata cancellata alla luce dell'emergenza Covid-19. L'evento era previsto per il mese di giugno e l'appuntamento di quest'anno era particolarmente atteso perché avrebbe dato un'idea più chiara agli appassionati e alla stampa dei giochi in uscita nella seconda metà dell'anno e dei titoli che avrebbero accompagnato l'arrivo delle console di nuova generazione. Il comunicato stampa da parte dell'ESA, l'ente che ogni anno organizza l'E3 di Los Angeles, è arrivato pochi minuti fa e dice: «Dopo un'attenta consultazione con le compagnie partner riguardo alla salute e alla sicurezza di tutte le persone nella nostra industria, i nostri fan, dipendenti, espositori e collaboratori dell'E3, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare l'E3 2020. A seguito delle enormi e crescenti preoccupazioni legate al virus Covid-19, abbiamo ritenuto che questo fosse il modo migliore di procedere durante una situazione globale senza precedenti. Siamo molto dispiaciuti di non poter tenere questo evento per i nostri fan e supporter, ma sappiamo che è la decisione migliore sulla base delle informazioni che abbiamo oggi». Insomma, di fronte a un'emergenza come quella attuale, l'ESA ha sicuramente preso la decisione migliore per non contribuire alla diffusione del coronavirus. Alcune indiscrezioni parlavano di come l'ente stesse valutando di ovviare alla cancellazione della fiera organizzando una serie di presentazioni in streaming, ma di questa possibilità il comunicato ufficiale non ne fa menzione, quindi per ora quello che sappiamo è che l'E3 2020 non ci sarà. È difficile capire se anche gli eventi previsti per la seconda metà dell'anno, come la Gamescom di Colonia o il TGS di Tokyo, saranno cancellati, e ovviamente tutto dipenderà dall'evolversi dell'emergenza nei prossimi mesi. Giusto per dovere di cronaca, proprio nelle ore in cui l'E3 è stato cancellato, la Gamescom di agosto ha aperto la prevendita dei biglietti per il pubblico e, considerato che la fiera di videogiochi tedesca è la più affollata al mondo, potrebbe essere presto costretta a fare dietro fronte. Ci aspettiamo che sempre più produttori di giochi e di hardware decidano di non interrompere la propria comunicazione, ma anzi approfittarne per organizzare nuovi live streaming e appuntamenti sulla falsariga del Direct di Nintendo, dello State of Play di Sony e dell'Inside Xbox di Microsoft. Insomma, sarà un periodo sicuramente non facile e ricco di sfide, come ne parla molto bene Umberto in un altro video che abbiamo pubblicato nella giornata di oggi. Noi ci leggiamo nei commenti e come sempre l'invito è a iscrivervi al canale e continuare a seguirci, perché vi terremo sempre aggiornati su tutte le ultime novità legate al mondo dei videogiochi.